Al salotto di Bocca in galleria. Siamo in diretta dalla social TV della libreria Bocca qui su Instagram, un'idea nata da Giorgio Lodetti, titolare della libreria, e con il patrocinio del comune di Milano. Questa è la rubrica Hard, Tavoli Hard, che fa parte sempre del programma della social TV. Questo programma è scaricabile settimanalmente, perché viene aggiornato ogni settimana, sulla pagina Facebook della libreria Bocca o di Giorgio Lodetti. Questo pomeriggio iniziamo le nostre dirette con una carissima amica, nonché pittrice ovviamente, che è Donatella Sommariva. Ciao Salve, Donatella. ciao, con grande piacere vengo ospitata dalla libreria Bocca Sei una cara amica della libreria da tanti anni. sì, da parecchio tempo ed è stata una magnifica sorpresa essere invitata a partecipare. Donatella è stata invitata perché, oltre a essere una cara amica della libreria e mia personalmente, è una bravissima pittrice. Allora, lei è una pittrice introspettiva, come io amo definirla, perché la sua pittura, nata malgré elle, come si dice in francese, quindi nonostante lei, quindi è stata una sorpresa addirittura per lei stessa, nasce proprio nel percorso di vita di Donatella. Quindi lei ha fatto un percorso personale di ricerca interiore, di crescita spirituale, di reinvenzione di se stessa a un dato momento della sua vita, legata anche a una disciplina olistica, una disciplina spirituale che è quella dello yoga, e tutto è nato insieme. Quindi lei e la sua arte, lei come pittrice, prima come donna, ma poi come pittrice, sono nate insieme, giusto? Sì, è un'esperienza che mi piace sia raccontata da una terza persona e come se fosse un grande rinnovamento, un grande rinnovamento spirituale. Io penso sempre che la vita sia un viaggio, che l'arte sia un viaggio, un ulteriore viaggio nel Racconta un viaggio. po' come è nata questa tua vocazione improvvisa alla pittura, perché qualcuno ti fece una sorta di profezia in realtà. In realtà sì, devo dire che sono stata praticamente consigliata di proseguire su questo cammino che probabilmente era già dentro di me ed era stato visto, notato, quindi mi ha dato coraggio questa persona, mi ha detto inizia questo percorso e vedrai che ti darà grandi soddisfazioni. Così per il momento è stato, naturalmente erano soddisfazioni solo di natura spirituale in questo momento, ma anche di natura a 360 gradi con la conoscenza di altre persone, con l'approfondimento Con del campo. l'apprezzamento anche delle tue opere da parte del Sì. pubblico. E anche con la conoscenza poi sempre più approfondita delle tecniche, di tutto quello che riguarda il mondo dell'arte, e naturalmente questa è una grande soddisfazione. Allora, Donatella, la cosa importante, direi in base anche alla tua esperienza, è dire che la propria vocazione, il proprio percorso artistico, spirituale, perché le due cose vanno spesso insieme, spesso è anche inconsapevole, cioè non ci si improvvisa artisti, non ci si improvvisa pittori, non ci si improvvisa medium dell'arte o di qualunque altra disciplina. È una cosa che nasce dentro di noi, insieme a noi, ma che tante volte con le esperienze della vita quotidiana viene soffocata, a volte addirittura distrutta. Invece è stato molto bello che tu abbia fatto crescere insieme a te, soprattutto che una terza persona abbia riconosciuto in te questo talento. Sì, è stato un grande incentivo, ma soprattutto io ho creduto in questa persona, perché mi ha detto devi affrontare il colore, devi affrontare questo tema. E io ho detto, vabbè, ci provo, e invece poi io. Si vede che probabilmente questa strada era già spianata dentro di me, quindi ho tentato, ho creduto, ho avuto questo coraggio. D'altronde, ad una certa età entrare nel mondo dell'arte, secondo me, si è più consapevoli dell'importanza di queste cose, si è più consapevoli del gesto, si è più consapevoli di quello che si mette di noi stessi, si mostra, ecco. Esatto, la consapevolezza è fondamentale ovunque, ed è chiaro che ad una certa età, essendo più grande, avendo fatto delle esperienze, tutto diventa più chiaro.
la consapevolezza quindi di ciò che si è, di ciò che si fa, però c'è anche la sorpresa, perché i quadri di Donatella spesso sono, come si può dire, ecco, le figure che emergono dalle sue opere spesso sorprendono anche te, perché ti parlano. Sì, perché nell'informale c'è questa suggestione che esce, questa dimensione in cui entri, perché l'informale è questo, è fatto anche di equilibri, di colori e di contrasti, ma nello stesso tempo poi c'è una parte ignota che probabilmente entra, un'energia ignota che probabilmente entra a far parte del tuo lavoro, del tuo processo creativo. Allora, per poterli andare a vedere, Donatella, su quali canali possiamo trovarti? Allora, potete trovarmi su Instagram, sì, come Sommariva Donatella, e poi su Facebook, sempre come Donatella Sommariva, e lì potrete vedere man mano il mio percorso. Sì. Io invito veramente tutti ad andare a vedere le opere di Donatella, perché sono pieni di sorprese. Ognuno vede ciò per il quale è chiamato ad aprire gli occhi. Non tutti vedono la stessa cosa, sono dei quadri veramente molto molto particolari. Quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata. Ringraziamo Donatella di essere stata grazie con a noi voi, e alla grazie, prossima. Grazie.